Rifondazione Comunista, oggi in piazza per un presidio conferenza stampa qui di fronte all'ospedale Mazzini di Teramo per parlare della sanità provinciale e dire la propria posizione in merito al progetto della costruzione di un nuovo ospedale a Teramo. Diciamo innanzitutto che la provincia di Teramo, con i suoi 300.000 abitanti che si moltiplicano, come sappiamo bene, nei mesi estivi, ha l'assoluta necessità di avere un ospedale con funzioni DEA di secondo livello. E riteniamo che questo ospedale debba essere localizzato a Teramo, oltre per il fatto che sia la città capoluogo, ma anche perché Teramo è il punto baricentrico all'interno della provincia, che si trova a metà fra la fascia costiera adriatica e le zone interne montane. Naturalmente un nuovo ospedale, perché? Perché è chiaro che la vecchia struttura del Mazzini, che è stata realizzata negli anni 60, non può soddisfare quelli che sono i requisiti tecnici delle attuali normative antisismiche. Ma Rifondazione Comunista chiede che vengano potenziati e mantenuti anche gli altri tre attuali nosocomi provinciali, quindi quello di Giulianova, che fa da riferimento a tutta la zona costiera, quello di Sant'Omero, punto nevralgico per la Val Vibrata, e quello di Atri, che serve tutta la popolazione della Val Vomano e della Val Fino. Quindi Rifondazione Comunista si batte per ripotenziare la sanità in provincia di Teramo, migliorare la sanità pubblica. Torniamo a finanziare il sistema sanitario nazionale e non i privati.